Bentornati a un nuovo appuntamento con TG Daily. Andiamo a vedere insieme le pagine del nostro quotidiano digitale inviato ogni sera ai nostri abbonati alle 18.30. Partiamo dalla copertina e dall'ennesimo incidente che si è verificato sulle strade veronesi, questa volta in autostrada, in particolare sulla 22 all'alba di questa mattina intorno alle 6. Un tamponamento tra più mezzi coinvolti. Due persone sono state trasportate all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo, mentre un'anziana di 80 anni è stata soccorsa in codice rosso e si trova in gravi condizioni in ospedale. Andiamo avanti, passiamo alla cronaca nazionale. Nuovo caso di febbre dengue a Padova. Un nuovo caso di febbre dengue è stato segnalato proprio questa mattina. Il paziente ha contratto l'infezione durante un soggiorno all'estero, rientrando in Italia già con i sintomi. E un'altra tragedia sulle strade, questa volta a Latina, un conducente sotto effetto di alcol e droghe. L'auto è finita fuori strada e si è ribaltata. In auto la compagna del conducente, una 24enne deceduta, grave il figlio della coppia di 6 mesi, trasportato a Roma in eliambulanza. Torniamo sul nostro territorio, a Verona, in particolare in provincia, con una denuncia scattata nei confronti del sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, da parte dell'associazione Alt Velox, che ha presentato denuncia per utilizzo di un rilevatore di velocità nonostante sentenze contrarie emesse dal giudice. Si parla dell'autovelox della frazione di Pai. Ancora cronaca, doppia apertura lunedì 2 settembre, quella di via San Leonardo e di Ponte Nuovo. A darne notizia sui social l'assessore a strade e giardini Federico Benini, che parla appunto di queste due importanti riaperture per i cittadini. E riaprono le iscrizioni dell'Università dell'Educazione Permanente, tutto pronto per la ripartenza dei corsi universitari riservati ai soli residenti nel comune di Verona. Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 2 a lunedì 30 settembre. E a Verona un convegno dedicato al decreto Salva Casa, un'intera giornata di incontri con illustri relatori che si alterneranno per presentare le novità introdotte dal decreto. Il convegno è fra i primi incontri organizzati in Italia. In gran guardia, massima partecipazione, già registrato, il tutto esaurito. E si prosegue con la cronaca dai quartieri e con una bella notizia, ossia quella della ricezione del permesso di soggiorno da parte di Mustafa, l'amico della questura. A consegnare il permesso il questore Massucci. Mustafa lavora, come ha detto, la sicurezza presso il supermercato Aldi di Piazza Cittadella. E il sacello dei Santissimi San Nazaro e Celso sarà messo in sicurezza sismica. Il monumento in Veronete è l'unica testimonianza veneta di architettura sacra rupestre paleocristiana. Ieri è stato approvato il progetto di fattibilità economica. Andiamo ora in provincia con il grande successo del Festival Smart a San Martino Buonalbergo. Dopo gli ottimi riscontri della prima edizione, l'assessorato alla cultura è al lavoro per ampliare il progetto, con l'obiettivo di fare cultura attraverso la sinergia con le imprese, valorizzando il territorio. Fondo Comuni di Confine, Cappelletti rappresentante nel comitato paritetico. Ieri a Selva di Progno l'incontro tra i sindaci della Lessinia e l'onorevole Dario Bond per discutere di sviluppo e accesso ai contributi del Fondo Comuni di Confine. E a Colonia Veneta invece una manifestazione unica dedicata all'inclusione, si chiama All Inclusive e si terrà domenica 1 settembre. Si tratta di una manifestazione senza precedenti dedicata all'inclusione, organizzata da cooperative, fondazioni e associazioni del territorio. Manutenzione straordinaria invece ed esumazioni al cimitero di Lugo di Grezzana, che sarà messo in sicurezza a settembre, le esumazioni dei defunti che hanno completato il periodo di sepoltura ordinaria. Passiamo ora ai servizi utili, come sempre con le previsioni meteo previste a Verona e in Veneto per domenica 1 settembre, con i bollettini ARPAV sempre aggiornati, e poi l'azienda ospedaliera di Verona che cambia i tempi di disdetta delle visite per appunto abbattere le liste di attesa, attivato anche un servizio di remind per i cittadini. Andiamo ora alle pagine economiche, tutto pronto a Bovolone per il nuovo centro produttivo di Eurocoil SPA. Giovedì 5 e venerdì 6 settembre a Bovolone, doppio appuntamento per festeggiare la conclusione dei lavori di ampliamento della sede per coinvolgere le famiglie del territorio attorno all'azienda fondata nel 1995 da 3 soci veronesi. Ancora economia, CSV Verona e Unicredit piantano semi di bene, aperte le adesioni all'iniziativa dell'associazione della banca che mette a disposizione 25.000 euro a sostegno di 3 progetti di enti del terzo settore veronese.
Passiamo allo sport con un bellissimo oro che arriva da Parigi 2024, dalle Paralimpiadi. Stefano Raimondi ancora d'oro dopo Tokyo, il nuotatore veronese si conferma medaglia d'oro nei 100 metri rana SB9, replicando il successo di Tokyo, prima medaglia scaligera alle Paralimpiadi 2024. Ancora sport, Caldiero aspetta Padova, su Ave dobbiamo fare una prestazione al 110%, la squadra giallo-verde è pronta a scendere in campo per la seconda giornata di campionato di Serie C dopo la prima vittoria contro l'Albino Leffe, domani appuntamento contro il Padova al Gavagnin alle ore 18. E anche il Chievo Verona dà il via al campionato contro il Villa Valle, la squadra del presidente Sergio Pellissier gioca domenica alle ore 15 nel campo dei bergamaschi del Villa Valle. E andiamo ora agli spettacoli e agli eventi con il grande successo di Viva Vivaldi, lo spettacolo multisensoriale firmato da Marco Balic, la straordinaria forza e bellezza della natura, ma anche la sua imprevedibilità e mistero. Questo è il viaggio proposto al pubblico dell'Arena di Verona mercoledì 28 agosto nello spettacolo immersivo. E poi la pianista Nisa Dazaeva a Palazzo dai Pre per appunto Verona Piano Festival. Dazaeva è vincitrice del concorso Città di Verona e si esibirà martedì 3 settembre. Ancora spettacoli a Villa 40, la rassegna da lunedì inizio, dedicata alle storie più belle sulla crescita personale e professionale, appuntamento il 2, 9 e 16 settembre. E poi qualche suggerimento come sempre su come passare la domenica del 1 settembre a Verona e provincia da parte della redazione di Verona Network, con tutti gli eventi in città e anche all'esterno. E poi andiamo in chiusura con le notizie dalla community, con un francobollo che celebra il Winx Club. Il 31 agosto è stato emesso un foglietto con un francobollo valido per la posta prioritaria e 6 chiudi lettera che celebrano il buon esito sul mercato per l'infanzia del cartone animato. E poi andiamo quindi in chiusura con i nostri cari per ricordare come sempre chi ci ha salutato, e io vi ricordo che con questo è davvero tutto. Voi potete continuare a seguirci su tutti i nostri canali, dai nostri siti di informazione ai nostri social network. E allora grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento con TG Daily.